6 novembre 2012, torna oggi sulle nostre tavole Master Chief condito anche da un'ottima statuetta della Vega. Ebbene, questa Master Chief Edition con questo scatolame bello bello solido e bello morbidino, proprio sdrucciolevole, che ha prenotato nel negozio una e una sola persona, ovvero io. Nessuno ha cagato questa meravigliosa confezione con questa statuina mini. Perché erano tutti impugnati con la Limited. Dici, mi prendo la Limited, me la prendo, perché è figa, perché c'è contenuti extra. Però per contenuti extra si intende contenuti per il multiplayer, ovviamente. A me degli avatar aggiuntivi, mappe aggiuntive, peli nel culo in HD aggiuntivi, me ne può fottere di meno. Qualche indicazione importante: modellino in scala per collezionisti. Attenzione, è un prodotto per collezionisti, non adatto a un pubblico minore di 3 anni. I colori, le decorazioni e accessori possono variare dalle immagini incluse nella scatola. Contiene piccole parti appuntite che potrebbero essere ingerite o inalate. Bene, diciamo che non bisogna degustare, bisogna fare un approccio tattile e non degustativo al mezzo. Bene, abbiamo notato l'ottimo gioco. Perché questo? Appunto perché ho detto che siccome non ci gioco online, anche se ho notato che all'interno è disponibile anche un 14 giorni di prova di gratuita, quindi eventualmente qualche abbiamo dei DLC, però in realtà di tutte quelle confezioni me ne può fottere di meno. E qua possiamo estrarre dalla confezione l'ottimo pupazzettino bello snodabile, che adesso ho difficoltà, è legato, l'hanno addirittura legato. Un attimo che ti libero, stai tranquillo, arrivo. Ed eccolo qui, Master Chief, in versione ridotta, anche con l'ottima armina, totalmente snodabile. Guardate che belle articolazioni, guardate il testolino come si può girare in ogni dove, fino con una certa limitazione. Il braccio ha un po' di problemi, diciamo che ha avuto una frattura, si è slogato, però comunque riesce ad impugnare l'arma e riusciremo a sistemare un bel corpettino. Le gambe belle, si può anche inginocchiare, può andare in giro in questi modi ostili. Una bella configurazione, una bella anche profumazione di plasticume nuovo, quella classica odorazione di questi oggettini, degli scarponi davvero Zama, davvero davvero con prestazioni, anche con oscillometri aerei in ogni dove. Ma attenzione signori, attenzione. Oh, senti un po', non è che mi metti il disco dentro che ci voglio sparare, ok? Che adesso mi freme proprio, mi freme e mi vuoi muovere. Ma carissimo, oh carissimo, ti faccio un secondo e due mani? Oh, ti do un carcio al culo che per levarti la scarpa te devi pigliare una furga, hai capito? E mentre quei due continuano a litigare imperterrito, direi che è venuto il momento di inserire il CD, detto oggetto sferico concentrico con punti equidistanti da un punto. Ok, diciamo che inseriamo. Momento importante, momento toccante anche. Un attimino di pazienza, con delicatezza. Eccolo lì che sta per arrivare. E intanto che ci deliziamo e andiamo ad appendere l'ottimo laminato luminescente, ok? Sta benissimo. L'altro che il set che avevo caduto dietro al piano, ma spostare il piano è un po' problematico, ma ce la farò. Non bisogna mettere dietro ai piani questa roba qua, soprattutto se è a muro, perché sennò è la fine. Allora, intanto che ce la fa. Ah, eccolo qua! Eccolo! È venuto il momento quindi di fare un'installazione. I dettagli. No, fammi vedere i dettagli, fammi installare il gioco. Installa. Ok, installazione in corso, attenzione alla saga dell'attivatore a inizio. Quindi ci sarà un Halo 5678. Oh mio Dio, saluti! Un secondo coi piedi? Oh, come ti chiami? Mi chiamo Samantha culo 90. E mi chiamo Giovanni. Testendo che panni?